Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo dello smartwatch fitness della AirBiley. Bene, è arrivato questo smartwatch, il modello ID205 della AirBiley, presumo che si dica così. Arriva con questa scatolina molto semplice, con indicate appunto le caratteristiche, il manuale, il pratico caricatore e poi eccolo qui. Lo smartwatch molto carino, con sempre col sistema appunto di controllo col cardio frequenzimetro, con il suo cinturino di gomma e la fibbia appunto in metallo, molto molto robusto come si rappresenta, con due tasti laterali con display molto ampio da 1,3 pollici addirittura, una batteria a capacità di 210 mAh, appunto consente una resistenza appunto di addirittura qua indicato 10 giorni. Per una ricarica qua dice di 2 ore e mezza, che non è poco a dire il vero, però adesso dobbiamo verificare. Vediamo un po' le caratteristiche di questo smartwatch. Ecco qua il manuale, anche in italiano, questo è molto buono, dove sono indicate appunto le caratteristiche dello smartwatch, indicato qua dietro anche la possibilità di scaricare tramite il Q-Code l'app, la Verifit Pro, che vedremo subito per il collegamento. E qua ci sono le varie schermate, appunto, diviso fondamentalmente in 4 schermate, molto semplice, dove sono indicate nella schermata iniziale appunto l'orario, la data e le indicazioni di calorie e magari passi percorsi. C'è la possibilità appunto di fare schermate e cambiare sia il display sia le indicazioni, vedere all'interno delle impostazioni come funziona. È molto molto semplice, come vedete qua sono indicate appunto la modalità sport, dove sono le applicazioni che potete vedere appunto dalla app, e le altre come il timer, il controllo appunto della musica direttamente dallo smartwatch e la sveglia. Qua sono indicate appunto le caratteristiche, il modello ID205, la temperatura in cui resiste, ok, va bene, il sistema del Bluetooth 4.2, lo schermo da 1.3, la durata mediamente di una decina di giorni. Molto molto pratico. Vediamo un po' il telefono. Ed ecco qui come si presenta appunto lo smartwatch acceso e con la sua app, la Verifit Pro, dove è indicato un po' stile smart band della Xiaomi, le varie indicazioni sulle attività, sulla modalità sonno, il battito cardiaco, per esempio. Qua ci sono anche i dettagli. Potete appunto applicare, aggiungere appunto delle attività, e poi la sezione utente, dove potete appunto indicare i dati personali, impostazioni di sistema e la sezione dedicata al dispositivo, dove potete attivare appunto gli avvisi, per esempio, una cosa molto importante. Qua potete attivare addirittura tutte queste notifiche legate ai social network, per esempio, o addirittura il calendario, la posta o gli SMS. Molto interessante anche perché nel display potete vedere appunto, grazie a un display da 1 pollice e 3, potete vedere anche i caratteri abbastanza grandi, si vede tutto il testo, potete scorrerlo. È molto interessante la possibilità di aggiornare anche il firmware. E questa è l'applicazione collegata ovviamente via Bluetooth al vostro telefono, al vostro. E qua i vari due tasti sono un'attivazione dello schermo, l'altra, tenendo premuto, si va in modalità sport. Come potete vedere, qua parte con le attività, cardiofrequenzimetro qua vibra, infatti vedete che è attivo. E qua lo potete bloccare appunto. Molto pratico. Ecco qua le schermate che scorrono verso l'alto per le attività, vedete le calorie, i chilometri percorsi, il numero di passi fatti. Mentre a destra e a sinistra potete scorrere appunto qua per attivare le varie modalità, appunto come potete vedere, appunto sport, battito cardiaco, sveglia. Verso l'alto, scorrere ancora, troviamo le impostazioni, il timer. Nelle impostazioni, sulla sezione comporre, trovate le varie schermate che potete cambiare. Ecco qua, molto carino, molto carino. Vedete appunto le indicazioni con la data, appunto il giorno,
l'indicazione del collegamento al telefono e il livello della batteria. Molto pratico. Vedete qua, potete scorrere quale indicazioni batteria. Risparmio energetico attivo, potete attivare. Modalità non disturbare. E questa è funzionalità trova telefono che adesso non abbiamo attivato dalla app. Molto carino.